Bene, oggi con Alessandro voglio mostrarvi un piccolo circuito di allenamento per quanto riguarda planche e front lever. Ok, allora come primo esercizio andiamo a fare delle semplici tenute di isometria in planche nella variante che chiaramente riuscite a tenere, dando una piccola assistenza con un elastico, quindi con una loop band. Questo ci permetterà di alleggerire la variante che normalmente già riusciamo a fare, permettendoci così di portare la nostra attenzione su quelle che sono le giuste attivazioni, sui dettagli. Cercheremo di lavorare su un volume medio-alto, quindi circa una decina di secondi di tenuta isometrica. Lavoreremo, come dicevo prima, in super serie, quindi andremo a fare prima, ad esempio nel nostro caso, faremo straddle planche con l'assistenza della loop band, 10 secondi di tenuta, e poi faremo la stessa cosa in super serie con il front. Quindi andremo a fare, diciamo, in full, con l'assistenza sotto l'elastico, dell'elastico, sempre una decina di secondi. Terminata la super serie, faccio 1 minuto e 30 di recupero e lo vado a ripetere per 5 giri. Ok, adesso terminato il lavoro di skills, adesso andiamo a fare un lavoro di potenziamento specifico a braccia tese, sia per la planche che per il front lever. Andremo a utilizzare dei kettlebell, o comunque potete utilizzare anche dei manubri se ce li avete, e una carrucola per andare a lavorare poi sul pull down per quanto riguarda la tirata. Anche questo andiamo a fare 5 serie. Come abbiamo fatto prima, lavoriamo sempre in super serie, quindi andiamo a fare 8 ripetizioni del primo, 8 ripetizioni del secondo, recupero 1 minuto e 30 per 5 giri, cercando di portare la mano oltre la linea del bacino in modo da lavorare a ROM completo. Mi raccomando, gomiti sempre tesi e movimento lento anche in discesa, quindi non lavorate sporchi. Terminata la prima serie, recupero 1 minuto e 30 e anche di questo facciamo 5 giri. Qui è importante, sia quando facciamo il primo esercizio di press a braccia tese e idem per il secondo, è importante mantenere i gomiti sempre belli in estensione, e a livello posturale l'addome, insomma l'assetto del corpo, deve essere il più vicino possibile alle tenute che dopo andremo ad adottare sia in planche che in front lever. Adesso praticamente terminato il lavoro di potenziamento a braccia tese, se avete ancora un pochettino di forze si può fare un po' di lavoro di potenziamento generale a braccia flesse, lavorando ad esempio su trazione alla sbarra e dips alle parallele. Anche qua poi potete sbizzarrirvi con dei circuiti di potenziamento tipo EMOM, piuttosto che altri esercizi che vi permettono di lavorare magari su intensità medio-alte. L'importante è che andiamo a curare all'inizio una fase tecnica con l'assistenza delle loop band, proprio per andare a correggere i vari dettagli, le giuste attivazioni nelle skills, ovviamente nella variante che state allenando. Step successivo, andiamo a fare un pochettino di serie sul potenziamento specifico a braccia tese, in questo caso noi ci siamo aiutati con delle zavorre, e poi nella parte finale si va a fare il potenziamento generale. Potete metterci lavori per l'addome, per le gambe, tirata, spinta, lì potete veramente sbizzarrirvi. Io spero che questi consigli possano esservi utili nei vostri allenamenti. Provate anche voi questo circuito e fatemi sapere cosa ne pensate. Nel frattempo lui adesso va a pompare. Ciao.